Scuola Oltre presenta i nuovi corsi di formazione webinar. Allora, buon pomeriggio o buonasera, siamo qui di nuovo pronti per una pillola di formazione, come noi le chiamiamo. Oggi in particolare diamo il via ad un percorso, una seconda edizione, però attenzione, un corso che ha riscosso tanto successo proprio nell'anno scolastico passato, quindi ve lo consigliamo caldamente perché le seconde edizioni ci sono per un motivo. Oggi parliamo di plus dotazione. Anzi, spiegata agli insegnanti, quindi spiegata a chi proprio si trova a tu per tu ogni giorno con bambini super dotati, speciali, ma scopriremo che non sono solo quelli eclatanti proprio alla luce così evidenti come si può pensare, ma potreste avercene veramente, veramente tanti in classe. Quindi una nota in più per porre attenzione a quanto verrà presentato oggi da chi? Da Martina Cecchi, pedagogista specializzata proprio in didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici dell'apprendimento, ma anche ovviamente formata in plus dotazione intellettiva e disturbo da deficit d'attenzione e iperattività. Quindi siamo proprio nel campo dei bambini e alunni speciali in tutti i sensi. Oggi abbiamo questo primo incontro di presentazione di questo proprio di questo mondo, di questo percorso che poi avrà altri due appuntamenti in cui andrete ovviamente più nello specifico, però oggi partiamo da qui, da comprendere la plus dotazione. Quindi lascio la parola a Martina Cecchi e ovviamente auguro a tutti un buon corso. Allora, io prima di condividere le slide vi saluto e vi ringrazio ovviamente perché è vero che è solo lunedì, ma sono pur sempre le 6 di sera. Quindi condivido con voi lo schermo, fatemi solo sapere perché lo sapete che per noi insegnanti ormai da anni che lavoriamo così con queste piattaforme, il momento della condivisione dello Sì, schermo è sempre un vedo, momento, anche qui tranquilla, ti agli docenti, prego. è vero? È proprio il momento clou. Quindi diceva giustamente. Sono una pedagogista, ma sono anche un'insegnante di scuola primaria ormai da un po' di anni e quindi ho sicuramente una visione anche no, non solo nel rapporto 1 a 1 in studio come pedagogista, ma anche nel rapporto 1 a 20, che l'ottica cambia notevolmente. Allora, inizio subito per chi vorrà, ovviamente. Intervenire, porvi una domanda, un quesito. Perché parlare di plusdotazione? No, perché questo tema è per noi insegnanti, diciamo così, importante, perché chi appunto lavora in classe sa benissimo come le emergenze, le necessità spesso siano altre, no? Francesca giustamente diceva disturbi dell'apprendimento, disturbi dell'attenzione. Allora, questo grafico mostra la distribuzione dell'intelligenza media nella popolazione e sicuramente vi è saltato all'occhio come questa distribuzione crei una curva, la cosiddetta curva gaussiana, dove c'è un apice, ovviamente una campana al centro dove si stabilizza, no, la popolazione con intelligenza media, siamo più o meno al 100, noi sappiamo che poi anche il 90, 100, no? È nella media, ma da questa curva abbiamo sia sulla destra che sulla sinistra, ovviamente poi questa curva va a decrescere in un modo, diciamo, assolutamente simmetrico. Sul lato sinistro abbiamo quella che, diciamo, conosciamo molto bene come insegnanti perché è quella che viene definito ritardo cognitivo, ritardo mentale, che può essere più o meno severo, no? Si definisce appunto addirittura profondo o lieve.
Abbiamo anche quello che viene definito funzionamento intellettivo limite, no? Che non ha, non prevede diciamo, un sostegno, ma sicuramente prevede tutta una serie di accortezze per questi bimbi. Sul lato destro abbiamo la solita identica flessione, ma con una intelligenza che va a discostarsi dalla media, non diciamo, con una situazione di ritardo, no? Ma con un plus, no? Quindi un'intelligenza superiore alla media. Anche qui abbiamo un'intelligenza lievemente superiore e un'intelligenza che invece va a definirsi proprio come plus dotazione. Allora, come facciamo due note tecniche così a definire, a delineare l'intelligenza media? Lo saprete già, dobbiamo proporre a questi bambini, psicologi, neuropsichiatri, eccetera, dei test, la scala Wechsler. Ve la nomino perché poi lo ritroveremo, questo psicologo. In base all'età, quindi già alla scuola dell'infanzia, assolutamente, noi possiamo avere lo dico perché ho visto ci sono tante colleghe dell'infanzia, è più comune che magari i genitori si rivolgano più magari dalla scuola primaria in poi, ma in realtà già alla scuola dell'infanzia possiamo avere una relazione, no, del funzionamento cognitivo di un bambino. E questa relazione, seguita ovviamente, che segue tutta una serie di test, ci delinea quello che è il suo funzionamento cognitivo e quindi il quoziente intellettivo. Il quoziente intellettivo è il rapporto, si delinea tra il rapporto dell'età mentale, per questo motivo ci sono vari test, no? In base all'età del soggetto, e tutta una serie di punteggi, no? Risultati da una serie di test, ok? E nel caso della plusvalutazione sarebbe bene che venisse proprio sottoposta la scala completa, mentre per esempio nel caso della, così sono curiosità, magari, nel caso del disturbo specifico dell'apprendimento non è necessario, ci sono soltanto alcuni subtest magari che vanno fatti. Nel caso della plusvalutazione sarebbe bene invece proprio avere un profilo assolutamente più completo possibile, perché vedremo anche successivamente come il funzionamento è veramente complesso nel caso di questi bambini e ragazzi. Ci sono due scuole di pensiero anche in Italia, quindi c'è chi parla di plusvalutazione vera e propria nel caso di un quoziente intellettivo maggiore di 130, quindi parla di vera e propria plusdotazione o gifted, ma c'è un'altra scuola di pensiero, come per esempio quella di Laptalento della professoressa Zanetti, che già dal 120 in su indica comunque un'intelligenza a un alto potenziale cognitivo. E la definizione alto potenziale cognitivo a me piace molto perché mette proprio in mostra, sottolinea come effettivamente c'è un potenziale, no? Di cui ci dobbiamo assolutamente occupare. Quindi, se noi pensiamo che le percentuali, anche qui dipende se pensiamo dal 120 su, dal 130 in su, ma comunque diciamo più o meno un 5% della popolazione rientra insomma, in quelli che definiamo gifted plus dotati. Nel caso dei disturbi specifici dell'apprendimento siamo più o meno intorno al 6%, questo ci dicono le percentuali. La curva ci mostra che più o meno le percentuali di soggetti con ritardo cognitivo e alto invece potenziale sono le solite. Allora viene proprio spontaneo domandarsi perché non dare a chi ha un plus, no, di intelligenza e chi invece sicuramente ha necessità perché ha un ritardo, la solita medesima attenzione. Sapete benissimo come per fortuna nel caso di ritardo mentale ci sia un riconoscimento legislativo importante, no? La famosa legge 104, e anche nel caso dei disturbi specifici dell'apprendimento abbiamo la legge 170. Quindi da un punto di vista del welfare normativo, legislativo, scolastico, per fortuna c'è una tutela importante, forte, su questo noi siamo assolutamente d'accordo. Per quel che riguarda invece i bambini plusdotati, la scuola, la legge, la norma, cosa ci dice? Vengono nominati
relativamente solo recentemente, nel 2019, con una circolare, anche se poi insomma, vabbè, non è una vera e propria circolare, ma una semplice nota. Comunque, il MIUR li considera, li inserisce in quella famosa macrocategoria, di cui tutti noi insegnanti ormai insomma siamo ben a conoscenza, dei BES, ossia dei bisogni educativi speciali. È una nota che è passata anche un po' in sordina, no? In realtà tra noi insegnanti, perché sappiamo bene poi dopo, insomma, siamo stati negli anni successivi anche poi occupati e preoccupati da una pandemia. In tal senso apro una parentesi, secondo me molto interessante, che si riconduce a quello che dicevo prima. Proprio la professoressa Zanetti, in un corso a cui ho assistito, ci sottolineava questa cosa. Lei e altri accademici erano stati chiamati ovviamente dal MIUR a definire, sono state redatte, le linee guida per il diritto allo studio dei bambini con bisogno, con plusdotazione. Un po' come le linee guida che noi ben conosciamo, no, del diritto allo studio dei bambini con DSA. Il problema è che la situazione pandemica ha completamente bloccato questo iter, le linee guida ci sono tuttora ferme, ci auguriamo che vengano assolutamente poi, insomma, così inviate, no, a noi docenti e che l'iter insomma si sblocchi, anche perché insomma ormai la situazione pandemica sappiamo bene come sia, no? Insomma, per fortuna terminata. Ritorniamo alla circolare. Il MIUR ci dice che in base alle segnalazioni ricevute dalle scuole, e meno male, e alle comunicazioni scientifiche dei settori accademici di riferimento, emerge come all'interno della popolazione scolastica ci siano dei bambini, ovviamente, cosiddetti gifted, no? Dalla terminologia anglosassone. E quindi ci dice di inserirli all'interno, appunto, di considerarli all'interno di questa macrocategoria. Anche in questo caso sta alla valutazione degli insegnanti, del team, del consiglio, di appunto redigere eventualmente un piano didattico personalizzato. Anche qui ci sono due correnti di pensiero. C'è chi assolutamente sottolinea l'importanza, la necessità di un piano didattico personalizzato e chi invece, diciamo, quasi lo sconsiglia. Mia personalissima opinione qual è? Sappiamo tutti come i PDP, ripeto, in questo caso non sono obbligatorie, abbiamo solo una certificazione in funzionamento cognitivo. Il PDP, lo sapete, è obbligatorio nel caso di un DSA perché riconosciuto e tutelato dalla legge 170, in questo caso non è obbligatorio. Sta a noi assumerci la responsabilità della decisione. Però tutte noi sappiamo come nella stragrande maggioranza delle scuole e degli istituti comprensivi i PDP siano appunto nati, no? Magari dal 2010 in poi, sulla base delle necessità di bambini che sono appunto che manifestano un disturbo dell'apprendimento o un disturbo dell'attenzione, eccetera. Quindi la compilazione a volte di un piano didattico di questo tipo per un bimbo con plusdotazione non è detto che poi effettivamente funzioni così bene. Nei materiali verrà inserito il PDP della scuola in cui io lavoro come semplice così, linea di osservazione, di suggerimento. Apro una parentesi, ci sono situazioni in cui, molto spesso tra l'altro, più di quello che uno possa immaginare, c'è una plusdotazione e anche un disturbo dell'apprendimento e anche altre neurodivergenze, e poi le vedremo anche queste per chi vorrà rimanere, diciamo, nei prossimi incontri. Quindi qua la situazione magari cambia un po'. Però nel caso di un gifted puro, mettiamola così, e ci sono, non è detto che poi un PDP pensato per un bambino con DSA o ADHD, eccetera, possa poi effettivamente funzionare. Okay? Quindi questa è la mia opinione. PDP sì, ma dipende qual è il modello poi da compilare, a mio avviso. E se ce n'è poi reale bisogno, è ovvio che le famiglie spesso si sentono anche maggiormente poi tutelate, no? Da un PDP.
Allora, in questo primo incontro andiamo un attimo a definire quella che è l'intelligenza, no? Questo costrutto. E riprendiamo appunto le parole di chi ha poi creato, ideato i test che effettivamente vengono maggiormente, perché non sono gli unici, utilizzati per andare a definire quello che è il quoziente intellettivo, ossia Wechsler. Ci dice che l'intelligenza è una capacità complessiva, ovviamente globale, tant'è che abbiamo detto che si fa la media dei punteggi, del soggetto di agire perseguendo uno scopo preciso, quindi in maniera ovviamente razionale, e di affrontare con successo il proprio ambiente. Vedrete che in questa oretta il termine, il concetto, il richiamo all'ambiente ci sarà più volte. E qui per ambiente si intende ovviamente un ambiente più o meno prossimale, e noi come scuola veniamo chiamati in causa spesso, no? Un ambiente che può in qualche modo favorire o a volte anche un po' così demotivare, no, lo sviluppo di questi bambini. Lehmann ed altri definiscono l'intelligenza come anche loro ovviamente una competenza cognitiva complessa, ma sottolineano l'importanza delle componenti sociali, emotive, pratiche. È una competenza che consente di eseguire operazioni mentali sofisticate, elaborando, integrando e organizzando dati. Quindi anche qui, un altro aspetto che ritroveremo più volte, non c'è solo la parte più cognitiva, nel senso, no, a cui noi ci facciamo più riferimento, quindi l'abilità, eccetera, ma proprio tutti anche aspetti sociali, emotivi e pratici. Apro una parentesi. Le componenti sociali, nel caso, no, sono fondamentali, pensate, come diceva Gartner, a parità di intelligenza, Gartner lo rivedremo tra poco, a parità di intelligenza, di quoziente intellettivo, cognitivo, l'intelligenza emotiva, le componenti sociali e relazionali fanno la differenza. Pensiamo a un ragazzo, nello spettro autistico, anche solo di livello 1, con una buona intelligenza, quindi magari anche una plus dotazione, ma deficitario per quelle che sono poi le competenze sociali e relazionali, e come questo deficit di deficit magari non è la parola giusta, comunque insomma per capirci, questa difficoltà a livello relazionale e sociale, quanto gli comprometta in un certo modo lo sviluppo, la manifestazione di quello che poi è anche poi tutte le sue abilità cognitive. Ok, quindi si potrebbe dire oltre qui, c'è cioè di più, no? Lo vedremo più volte. Ok, vediamo alcune precisazioni in merito alla plusdotazione, cos'è e cosa non è, per sgombrare un po' anche il campo a alcuni falsi miti, no? A questi bambini così geniali. Nominavo Gardner prima, non esiste un'unica intelligenza, ci sono varie facoltà mentali più o meno dipendenti tra di loro. Ho citato l'intelligenza emotiva, ossia la capacità di comprendere le proprie emozioni, stati d'animo, ma allo stesso tempo anche di comprendere quelle altrui. E quindi il QI va sicuramente, pensate alla rilevazione in una stanza asettica, nel rapporto 1 a 1, in 2 o 3 incontri. Sicuramente il QI è fondamentale, ma ci sono altre facoltà mentali. A me piace infatti Renzulli, anche qui ci sono scuole di pensiero italiane che invece non amano questo psicologo, che in America insomma, è abbastanza invece conosciuto, e ha addirittura creato tutto un modello di arricchimento, quindi delle scuole assolutamente dedicate ai bambini più sfortunati, con il suo School Enrichment Model, e quindi proprio dei percorsi non solo dei bambini, in realtà, e questo è quello che mi piace molto, plus dotati, ma anche dei bambini che hanno magari dei talenti. Vedremo poi la differenza tra talento e plus dotazione. Quindi, però un'attenzione anche a bimbi che, per esempio, vengono da situazioni, in America ce n'è tantissime, socio-economiche, non idilliache, ecco. Quindi però ripeto, anche a mera conoscenza, in Italia ci sono diverse associazioni, eccetera, che Renzulli invece proprio non lo considera. Quello che a me piace è che il fatto che lui metta
l'accento sul fatto che non ci siano solo abilità, non bastino per parlare in progettazione, a suo avviso, assolutamente, abilità generali o specifiche superiori alla media, ma ci debba essere anche altro. Per esempio, l'alta creatività e l'alto impegno al compito. L'alto impegno al compito è quello che potremmo dire la motivazione, il forte desiderio di apprendere, la sete di conoscenza. Spesso hanno questa voglia di sapere, di conoscere, esaurita quella, poi magari passano a un altro argomento, perché sanno tutto e hanno comunque bisogno poi di sapere altro. Per alta creatività si intende non solo, ovviamente, la creatività come potremmo magari pensare noi, come io stessa pensavo quando ho seguito il corso con Renzulli, no? Una creatività artistica, eccetera. Per alta creatività si intende anche, per esempio, questo poi lo vedremo meglio, la capacità di risolvere problemi in modo nuovo, creativo. No, è quel bambino che magari dà la risposta divergente, no, rispetto, o risolve quel problema in maniera diversa dagli altri, quindi un'alta creatività. L'ambiente, come vi dicevo, più o meno prossimale al bambino, quindi no, pensiamo per esempio al modello di Bronfenbrenner, micro, macro, eccetera, gioca un ruolo importantissimo. Per quello che vi dicevo, che noi come scuola non possiamo non sentirci chiamati in causa. Qua voglio un attimo riprendere quello che ho detto proprio nella prima slide. Pensiamo come, a livello proprio di ambiente inteso nel senso più ampio del termine, quindi anche di contesto sociale, storico, temporale, ora i bambini plus dotati sicuramente siano in una situazione favorevole rispetto anche solo a quella di 7-8 anni fa, perché se ne sta parlando e se ne sta parlando anche tanto. Ok? Quindi l'ambiente già, questa è una mia personale opinione, credo, se ovviamente il Ministero, il MIM si attiverà, io lo spero, penso che più o meno la plusdotazione seguirà un po' il riconoscimento che hanno avuto i disturbi specifici dell'apprendimento, o comunque se ne sta parlando. E quindi già il fatto che se ne parli è a livello ambientale, ripeto, nel senso più ampio del termine, favorevole. Ok? Anche qui ci sono degli studi che mostrano, non abbracciati da tutti, che andando avanti con l'età, spesso può succedere che, a me è successo, per esempio, nel caso di alcuni bambini, ragazzi plusdotati che seguivo nel corso degli anni, i risultati, quantomeno, diciamo così, i risultati nei test dessero poi degli esiti inferiori e quindi risultava un quoziente intellettivo più basso. Anche qui uniamo le due teorie, il quoziente intellettivo non muta, ok, però poi i risultati nei test sono magari inferiori perché cos'è che cambia? Spesso incorrono in demotivazione, insomma, in demotivazione, sì, in scarso interesse, in poco sfruttano proprio le proprie competenze, le proprie abilità, e quindi questo forse può dare origine a questi risultati. Okay? Quindi, ripeto, noi come scuola siamo scuola, famiglia, welfare, ci mancherebbe come ambiente a 360 gradi, siamo per forza chiamati sempre più in causa. Ecco di nuovo Renzulli. Queste sono proprio dedicate a noi insegnanti. Renzulli, ripeto, sottolinea come sicuramente il quoziente intellettivo è il parametro cardine per identificare la plusdotazione e questo quindi è necessario un incontro con un clinico che farà tutte le sue valutazioni. Ma quello che dice Renzulli, a me, ripeto, piace molto, è che il quoziente intellettivo non può definire in maniera univoca il soggetto che noi abbiamo di fronte, perché possiamo avere due bambini col solito identico quoziente intellettivo e saranno assolutamente diversi. Lui ha ideato queste scale per l'identificazione appunto delle caratteristiche comportamentali, quindi assolutamente qualitativo.
dei soggetti plusdotati, ragazzi plusdotati, con una serie di griglie di osservazione. Ci sono anche delle attività così da far fare ai ragazzi per metterli in condizione di poter esprimere al meglio alcune no, caratteristiche. E quindi ecco che dà agli insegnanti anche la competenza, no? La capacità di delineare alcune caratteristiche. Quindi abbiamo una relazione fatta dal clinico che ci descrive il funzionamento cognitivo di questo bambino, per noi fondamentale. Pensiamo alla memoria di lavoro, di classe è fondamentale, e spesso anche questo lo vedremo. Non è così insolito che nei bambini plusdotati sia deficitario, comunque basta. Ci dice com'è, insomma, il funzionamento da un punto di vista assolutamente cognitivo, ma c'è di più. Quindi vedrete anche nelle dispense dei questionari, come dicevo prima, qualitativi assolutamente di osservazione, ma che ci aiutano a focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti e cercare di capire se quegli aspetti possono rientrare in una plusdotazione. Lui addirittura parla di nomination, ossia le scuole, nel momento in cui poi hanno compilato queste griglie, non è semplice, è un lavoro insomma, importante, divise per aree, vedono dove sono ovviamente le abilità specifiche. Altra cosa che impareremo non è che i bambini sono plusdotati in ogni area. Possono essere plusdotati nell'ambito del ragionamento logico, no? Del ragionamento, delle abilità verbali, eccetera, e magari avere delle cadute in altri ambiti. E posso addirittura fare una nomination, cioè con i dati alla mano, essere io ovviamente a dire al genitore, secondo me c'è una plusdotazione. Okay? Quindi ha forte fiducia anche nelle competenze degli insegnanti, non sostituendo, ripeto, mai l'analisi del quoziente intellettivo, che anche in Italia, ma anche in America, è comunque il parametro cardine. Quindi vediamo cosa non è la plusdotazione. Anche recentemente ho di nuovo sentito e letto diagnosi di plusdotazione. Ecco, in realtà, come vi dicevo, non c'è una diagnosi di plusdotazione perché non è un disturbo. Ok? C'è una relazione di funzionamento cognitivo. La plusdotazione può essere definita una neurotipicità, una neurodivergenza, una neurodiversità. Questo termine che ha successo, passatemi la parola, perché in realtà è così, all'interno della comunità autistica, perché sono gli autistici con un alto funzionamento di livello 1, quindi che non hanno grosse compromissioni, che hanno scelto proprio questo termine. La parola neurodiversità, pensate un po', nasce all'interno di una tesi di laurea di una sociologa alla fine degli anni 90, la Singer, e poi viene ripreso questo termine in un libro del 2016 che in realtà ha avuto poi ovviamente molto successo rispetto alla tesi di laurea, che per forza di cose era sicuramente più di nicchia, che si chiama Neurotribù. E quindi questo termine, ripeto, che è piaciuto molto alla, passatemi la parola, comunità autistica, e quindi si è diffuso dal 2016 in poi, mette in luce come la plusdotazione, ma anche tutte le altre neurotipicità che leggete qui, indichino semplicemente una variazione nel cervello umano, per quel che riguarda, per esempio, la socialità nel caso dello spettro autistico, nei livelli di attenzione, sicuramente anche di vitalità nel caso degli ADHD, una variazione nel modo di imparare e apprendere nel caso dei DSA, anche se DSA include proprio il termine disturbo, eccetera, o nel caso della disprassia, lo sapete, riguarda ovviamente la motricità. Addirittura
sottolineano come, e questo secondo me è affascinante, potremmo porcelo come, così come domanda, no? Senza pretendere di avere al momento una risposta, ma pensiamoci, come in un'ottica proprio evoluzionistica, quindi ripeto, ora al momento non ci è dato di sapere, queste variazioni che loro considerano normali all'interno nel funzionamento, no, del nostro cervello, al pari di, che ne so, una variazione genetica, eccetera, non siano poi anche funzionali, no? Ripeto, in un'ottica molto più ampia evolutiva, quindi un adattamento all'ambiente. Più volte abbiamo detto che disturbi l'attenzione, magari, però sappiamo come dietro ci siano proprio delle attivazioni, per esempio, di parti, no, del cervello diverse, quindi non è una cosa da poco. Siano delle forme alternative di funzionamento. No? Alternativa all'attuale biologia umana, ma che in un'ottica evoluzionistica, chissà, non abbiano poi il suo perché. E quindi, secondo me, è molto affascinante come ottica. Ma già cambiare una terminologia, non definirla diagnosi, ma certificazione, comunque relazione di funzionamento, non definirlo disturbo. E beh, secondo me è importante. Nel caso sicuramente della presentazione per certi versi ci riesce più semplice, nel caso magari di un ADHD o di uno spettro autistico forse meno, perché ripeto, però proviamo a vederla in quest'ottica più evoluzionistica. Apro un'altra parentesi, quello che mi raccontano le colleghe che fanno poi le certificazioni, eccetera, ma a volte ci siano in comorbidità dei disturbi autistici, no? Dei disturbi delle, vedete come avviene a volte, delle, insomma, in comorbidità ci sia un autismo di livello 1, ma anche a volte più severo. I genitori ovviamente riescano più di buon grado ad accettare una certificazione di plusdotazione, mentre nel momento in cui il clinico prova a proporre degli approfondimenti, lì molti genitori si bloccano perché è magari più semplice immaginarsi il figlio come genio, e vedremo che sono bimbi geniali ma non geni, nel senso che hanno delle loro cadute, hanno delle difficoltà, hanno delle fragilità, quindi non è così semplice, no? Ci sono le due facce della medaglia, però sicuramente per un genitore è molto più facile ancora a oggi, nonostante insomma, si parli anche da parecchi anni di autismo, accettare più una plusdotazione rispetto ad altro, ma le comorbidità ci sono. Se ci sono delle domande, ovviamente bloccatemi, io vado avanti. Vediamo quindi cos'è la plusdotazione. Renzulli, si è capito che mi piace. Uno speciale tipo di intelligenza caratterizzata non solo da alto quoziente intellettivo, e aumentate funzioni esecutive. Su questo invece non sono d'accordo, perché come vi dicevo, non sempre le funzioni esecutive in realtà, nel caso dei bambini plusdotati, funzionino al top. A me era arrivata una certificazione di una ragazzina che aveva un quoziente intellettivo alto, perché era sui più di 130, ora non ricordo, insomma 135-138, ma con una memoria di lavoro sotto gli indici della media, no? Sotto la media, con l'indice della media. E quindi era, come dicevo, quando le ho spiegato, era come una Ferrari con un motore e magari una 500, quindi poi a scuola aveva enormi difficoltà. E altri studi ci dicono come, per esempio, dalla scuola dell'infanzia, questo può essere interessante per voi colleghe, ed è il motivo per cui a volte mandarli con l'anticipo, non, insomma, intendo dire, magari anche, sapete, no, che si possono iscrivere con l'anticipo, con questa norma che io abolirei del 30 aprile. Degli studi mostrano come nei bambini plusdotati le funzioni esecutive siano a volte più, no, si maturino più lentamente. Okay? Sicuramente hanno questa memoria a lungo termine, questo vocabolario ricco, eccetera, ma altre funzioni esecutive, ripeto, spesso sono più lente, mettiamo così, vanno allenate, le funzioni esecutive vanno allenate, però sono più lente rispetto ai bimbi
neurotipici, passatemi la parola, ok? Quindi sicuramente qua Renzulli faceva riferimento a funzioni esecutive aumentate come ad esempio la memoria a lungo termine, ok? Mentre già la memoria di lavoro non sempre è così, non sempre sostiene le loro altre abilità. Eccezionale creatività, alti livelli di motivazione in tratti specifici, anche qui attenti bene, perché loro sono motivati in quello che gli interessa, ma se non hanno interesse è difficilissimo, e poi ne parleremo nei prossimi incontri, è difficilissimo, quindi dobbiamo mettere in atto patti educativi, do ut des, cioè delle cose che ripeto, poi vedremo nel dettaglio, perché se non sono motivati è veramente difficile in classe o anche già all'infanzia, perché anche qui altre ricerche ci dicono che più crescono è più facile che, essendo molto intelligenti, si adattino, in questo caso in senso positivo, non che si mimetizzino e si demotivino, guardando per esempio quello che succede attorno, eccetera. L'infanzia è un periodo un po' più difficile, a volte sono anche un po' oppositivi, per certi versi, o quantomeno scambiati come oppositivi provocatori, ma non li sono, e anche questo lo vedremo bene. La Ruper ci dice, è una delle mie definizioni preferite, una maggior consapevolezza, una maggiore sensibilità e una maggior capacità di capire e trasformare le percezioni in esperienze intellettuali ed emotive. Una definizione splendida. Quindi il mio alto quoziente intellettivo mi sostiene nel momento in cui io esploro il mondo, perché ho la capacità, altro che sesto senso, settimo, ottavo, nono, di percepire tutto quello che mi circonda, e trasformare tutto quello che io percepisco in esperienze intellettuali ed emotive, formative, che mi arricchiscono e che mi permettono di capire, comprendere, di imparare, eccetera. Quindi delle spugne, non so come dire, ok? Questa maggior consapevolezza, anche qui un'arma a doppio taglio, perché hanno una sfera emotiva molto, come potete immaginare, insomma, a cui bisogna prestare forte attenzione, perché grossa consapevolezza vuol dire anche a volte entrare. Pensiamo al periodo ora, la guerra, per i bambini plusdotati, è qualcosa di veramente importante, perché capiscono, comprendono cos'è la guerra, più di quello che può comprendere mio figlio, che ha 5 anni e mezzo. Sì, la guerra anche oggi raccoglie alla marcia della pace che abbiamo fatto con la scuola, eccetera, pace, pace, non la guerra, ma sono termini, invece i bambini plusdotati hanno una vivida consapevolezza, e però poi non hanno gli strumenti emotivi, come vi dicevo, per affrontare magari determinate cose. Li chiamiamo poi anche montagne russe, vedremo anche questo. Webb e Zanetti, l'ho messa assieme perché ho fatto un po' un mix, ma poi in realtà la definizione era molto semplice. L'ottica multicomponenziale l'abbiamo vista, no? Quindi la plusdotazione anche qui, quindi l'intelligenza, è un mix di caratteristiche genetiche, personali e comportamentali che si possono esprimere in modi diversi. Quindi a parità di quoziente intellettivo ci sono altre caratteristiche che fanno sì che questa dotazione genetica si esprima poi in maniera diversa. Anche qui rientra un po' in gioco la scuola, okay? Perché a parità di fortuna genetica, di corredo genetico, l'espressione fenotipica, no, di queste caratteristiche sicuramente risente o in positivo o in negativo dell'ambiente e altre caratteristiche di funzionamento, appunto personali, comportamentali, eccetera. Okay? Una cosa interessante è che la plusdotazione è assolutamente democratica, nel senso che le ricerche ci dicono che proprio perché assolutamente, no, determinata da delle caratteristiche genetiche, no? C'è una distribuzione equa, per quel che riguarda il sesso, per quel che riguarda la situazione sociale, economica, ma
ci sono contesti più attenti a riconoscere determinate caratteristiche, contesti dove ovviamente anche l'essere più esortato passa, ahimè, in secondo piano perché ci sono altre emergenze, eccetera, contesti dove, lo sappiamo benissimo, le bambine studiano, eccetera, e quindi sicuramente no, la loro fortuna genetica non è libera di esprimersi. Quindi vedete che ritorna l'importanza ambientale e della scuola. Natura dinamica, ve l'ho già accennato prima, ci sono correnti di pensiero che dicono che il quoziente intellettivo rimane, la plusdotazione rimane assolutamente per tutta la vita, ma sappiamo assolutamente come ci sia questo costrutto evolutivo, è una natura assolutamente dinamica. Pensiamo alla demotivazione a volte, no? Che i bambini, i ragazzi plusdotati poi incontrano l'abbandono scolastico, anche qui le ricerche ci dicono che la percentuale di abbandono scolastico tra plusdotati e invece normodotati è identica, quindi questo ci deve far interrogare in maniera importante, insomma, uno si aspetterebbe che, non so, vanno tutti alla normale di Pisa, non è così. Quindi le abilità, e lo sappiamo benissimo noi docenti, perché tutti i giorni abbiamo davanti un sacco di utenti, si trasformano in possono trasformarsi in competenze, expertise, performance eccellenti. Nel caso della plusdotazione, potenzialità innate più mille altri fattori, e noi siamo solo uno di questi, non è per... Ok? Vi lascio con due definizioni, diciamo, questa è la definizione più, diciamo, una delle più accreditate. Il Columbus Group si chiama così perché in onore di Columbus, questa cittadina dell'Ohio, si sono riuniti psicologi, genitori, eccetera, e hanno voluto fare un po' appunto il punto sulla plusdotazione. Metterò anche nelle dispense no, il documento lo metto, è il successivo, scusa. Comunque, dicevo, la plusdotazione cos'è? È lo sviluppo asincrono, e poi lo vediamo, nel quale le elevate capacità cognitive e un'alta intensità, ricordate l'intensità della Rupert, no? Questa intensità di percepire, esperire e anche manifestare, quindi c'è cioè, un'intensità in entrata e in uscita anche. Nel modo in cui vengono espresse queste capacità cognitive, si combinano in un modo che consenta all'individuo di avere una consapevolezza e un livello di esperienza che è qualitativamente diverso dalla norma. Okay? Quindi, ripeto, la dotazione genetica, quindi cognitiva, mi permette di avere un'esperienza nel mondo qualitativamente diversa da quella che potrei avere io. Okay? Penso di essere una neurotipica. Quindi l'intensità, nel caso della plusdotazione, è una parola che dobbiamo sempre tenere a mente, perché lo vedremo, è un'intensità emotiva, un'intensità di esperire, un'intensità anche di appunto di imparare, no? L'amore, eccetera. Tutto un po' iper. Sviluppo asincrono. È uno sviluppo asincrono esterno, e anche interno, quindi interno, per esempio, ho citato il discorso delle emozioni, no? E quindi se sono avanti, no, rispetto a un punto di vista cognitivo, rispetto ai miei coetanei, magari dal punto di vista emotivo, relazionale, sociale, non c'è questo parallelismo. E quindi questa discrepanza, questa sincronia può determinare delle criticità in questi ragazzi. Uno sviluppo asincrono anche ovviamente più esterno, come ho detto, con i pari. Quindi sono bimbi che hanno a volte difficoltà a integrarsi con i coetanei perché hanno interessi diversi e si relazionano meglio con i più grandi, a volte anche con gli adulti, si sentono spesso alla pari con l'adulto e quindi qui dobbiamo lavorarci. E quindi questa sincronia ha attenti bene, aumenta l'aumentare delle capacità intellettive, è facile capire, tanto più è alto il quoziente intellettivo, tanto questa sincronia si manifesta, cioè il gap si alza,
e le criticità aumentano. Ok? Allora, già nel 1994 il Consiglio d'Europa di Strasburgo aveva nella raccomandazione 1248 delineato il diritto allo studio dei bambini plurisultati. Questo vi ho messo nelle dispense perché com'è interessante leggerlo, perché sono passati 20 anni, ma siamo ancora lì. Qua parla di bambini con talento, e ripeto, sono scuole di pensiero importanti che definiscono, differenziano il talento, il bimbo talentuoso rispetto al plusdotato, e lo vedremo. Comunque, i bambini con talento, con i plusdotati e con alto potenziale cognitivo, allarghiamola, dovrebbero poter beneficiare di condizioni adeguate di insegnamento, capaci di sviluppare completamente le loro potenzialità nel loro interesse e nell'interesse della società. Quindi è un po' una risposta anche alla prima slide. Uno potrebbe dire perché, una delle obiezioni che uno mi si poteva porre, perché una speciale attenzione nei confronti di chi ha un'intelligenza inferiore alla media e non a chi ha un'intelligenza superiore alla media? Beh, certo, chi ha un'intelligenza inferiore alla media è una situazione di bisogno, una situazione di emergenza, e quindi è ovvio, no? Andare a colmare questa sicuramente questa necessità, e sia chiaro, l'idea è quella di allargare a tutti i diritti, non a toglierne qualcuno. E questo è verissimo. Nel corso vedremo che le criticità sicuramente in maniera minore ci sono anche nel caso dei ragazzi, dei bambini plusdotati. Parlo di quelli che non hanno una incomorbidità, un'altra neurodivergenza. Quindi pensiamo al bambino, al ragazzo plusdotato, diciamo. Però è anche vero che non dedicandoci, e spesso non siamo proprio in condizioni in classe di poterlo fare, parliamoci chiaro, non siamo messi noi insegnanti in condizioni di poterci occupare di bambini che mostrano così dei talenti, della presentazione, degli interessi vividi, delle competenze spiccate. È anche vero che sarebbe interesse della società, perché nessun paese si può permettere di sprecare dei talenti, poiché sarebbe proprio uno spreco di risorse umane non identificare in tempo delle potenzialità intellettuali o di altra natura, per le quali sono necessari strumenti adeguati. E questo purtroppo è un messaggio che non mi pare sia, a distanza di 20 anni, ancora entrato negli uffici del Ministero. Noi insegnanti lo sappiamo bene, a volte anche il senso, almeno se ce l'ho io, ce l'avete anche voi, se non sareste qua, di frustrazione, di inadeguatezza, nel non riuscire a dare a tutti le attenzioni che necessitano, perché dobbiamo, ripeto, andare in emergenza, quindi il bambino non è arrivato in Italia, il bambino appunto magari con delle modalità di apprendimento diverse, eccetera. E quindi il senso di frustrazione ce l'abbiamo. Speriamo che il messaggio sempre più passi e che, insomma, per venire incontro alle necessità, ai bisogni dei bambini, delle famiglie, e anche, insomma, per poter lavorare meglio noi e essere, ripeto, sempre più in condizione di poter rispondere veramente, veramente ai bisogni di tutti i nostri alunni. Io avrei terminato, spero di, insomma, essere stata abbastanza così chiara. Sono andata un po' veloce, però insomma speravo di lasciare eventualmente, non riuscivo a interrompere, spazio eventualmente a qualche domanda, visto che insomma siamo tutte colleghe, quindi possiamo parlare liberamente. E se avete delle domande specifiche, se sono andata troppo veloce in alcuni punti, ovviamente è un video, cioè una lezione assolutamente introduttiva, è come pensare di poter capire qualcosa appunto dell'autismo in un'ora. No, un Certo. mondo talmente ampio, e vedrete che la plusdotazione non è da meno.
Grazie, infatti diciamo che i webinar gratuiti, come abbiamo detto, è un inizio di un percorso, no? Vi deve dare un'infarinatura di dopo dove si andrà, ancora di più nello specifico, ecco perché ovviamente ci sono altre 4 ore e ancora ci sarà da approfondire, vi verranno dati insomma degli spunti di approfondimento e ne approfitto per dire che ho pubblicato il link per l'attestato, ma anche il link per la pagina di presentazione del corso, quindi prima di dare spazio alle domande faccio questo piccolo riassunto. Oggi primo incontro, poi abbiamo i prossimi 2 lunedì altri 2 ore, 2 ore. Prossima settimana si parla di la plus dotazione a scuola all'alunno gifted, quindi le caratteristiche proprio dell'alunno, alunna plus dotato, i profili, i punti di forza e cadute, il bambino brillante, cioè avrete tutto, scenderete proprio nello specifico. Sì, esatto, la differenza tra talentuoso o brillante o comunque plus dotato. Certo, e lunedì 4 dicembre invece le metodologie didattiche, ovviamente gli interventi educativi, cioè come andare incontro nella vostra didattica quotidiana a questi, sì, a questi alunni. E specifico che oltre alle slide o dispense vi verranno anche date le griglie proprio di osservazione, quindi un bel materiale importante e molto utile da portare direttamente in classe per la vostra, insomma, quotidianità, ecco, l'applicazione pratica. Andiamo alle domande. Ce n'era una che l'ho vista dopo, quindi non so se avevi già risposto o se vogliamo ricomunque rispondere in maniera sintetica, se c'è differenza Volentieri. con l'iperattività. Oh! immagino, Sì, ma sono 2 neuro. Perché spesso i bimbi plus dotati vengono. Grazie, Anna. Poi, se per mail mi volete mandare qualche riflessione, a me fa piacere, o se no anche la pagina Facebook, insomma, lo scambio è sempre così utile per tutti. Per me, assolutamente almeno. Dicevo, è anche qui una neurodivergenza, la DHD, come dicevamo, è proprio un funzionamento, si attivano, no? Gli studi di neuroimaging hanno visto che si attivano proprio zone del nostro cervello, cioè del cervello ADHD, ma io riconosco che io sono ADHD e lo vedete da come parlo e da come mi muovo, diverse, no? E quindi ci può stare spesso che i bimbi con una plusdotazione vengano scambiati, no, per ADHD, soprattutto nel caso dei piccolini, no, perché ripeto, alla scuola dell'infanzia questa difficoltà ad autoregolarsi, proprio perché le funzioni cognitive, addirittura, dicevo, ci sono ricerche che mostrano che hanno più difficoltà, l'autoregolazione è una funzione no, cognitiva, scusa, esecutiva, che deve essere allenata. E quindi spesso vengono scambiati per ADHD. Solo un clinico in questo caso può toglierci il dubbio. Una cosa banalissima che mi hanno insegnato al corso che ho fatto sull'ADHD, ma che funziona, e noi tutte maestre lo sappiamo. Si muove, non sta attento, giochicchia, mi ripeti, io lo faccio sempre. Il problema è che non mi rispondono mai, non ho plus dotati in classe. Mi ripeti cosa ho detto? Allora, sembra una stupidaggine. Una strategia può essere questa, no? Vedere se ci dicono quello che sappiamo, cioè che abbiamo appena detto. E quindi lì può semplicemente essere una ADHD di sottotipo, no? Iperattivo, ma non con disattenzione. Viceversa, cosa può succedere? Questo lo vedremo meglio la prossima volta. Può assolutamente succedere che un bambino plusdotato, proprio per la sua modalità di pensiero, che si chiama arborescente, vada proprio per la tangente. Cioè, io ho detto, il mio gatto Artù è sulla finestra e il bambino plusdotato, quando sente Artù, gli si aprono veramente, non è un pensiero lineare, mille caselle, e re Artù, e la tavola rotonda, anch'io un gatto, eh? E quindi il dettato non lo fa perché gli si sono aperte mille, no? Perché è proprio un funzionamento diverso, lo vedremo, ha un funzionamento cognitivo diverso. Quindi la disattenzione spesso è secondaria, ok? Non è una ADHD. Poi tutti noi sappiamo che spesso i bambini con ADHD sono anche poi bimbi intelligenti e vispi cognitivamente, ok? Però differenzieremo molto bene questi due aspetti, ci può essere gifted puro con cali dell'attenzione se non è motivato, se è disinteressato, se non è stato ben
sostenuto, incanalato nell'organizzare il suo pensiero, nelle funzioni esecutive, nel inibire tutto quello che in quel momento non c'è, o plusdotato con in comorbidità una DHD, e quindi ha proprio anche quest'altra neurodivergenza, okay? Però noi insegnanti abbiamo, cioè in questo caso il clinico è importante, oppure queste piccole strategie che solo conoscendo bene poi l'alunno possiamo mettere in atto, ok? Certo, Sì. come vi avevo anticipato, è un mondo a sé stante ad inizio webinar, interessantissimo, tant'è che appunto l'abbiamo riproposto perché capite anche voi che si aprono veramente come Corre Artù e il gatto, si aprono veramente tanti mondi e da una parte, come hai detto tu, è giustamente anche doveroso come persone, oltre che come ovviamente docenti, andare incontro alle necessità di questi bambini, ovviamente, ma anche è stato molto bello il passaggio sulla società, perché pensiamo quanti problemi abbiamo nella nostra società se riusciamo a coltivare anche comunque questi alunni. Pensiamo che cittadini del domani possiamo avere, insomma, vicino a noi, ecco. Quindi grazie davvero per questa citazione. E infatti è un tema importante, non vedere gli studenti più dotati fa molto male a loro, assolutamente, assolutamente. È un po' rinnegare, credo, anche le capacità, no? Che hanno, oltre che necessità, Esatto, le necessità. in un'ottica anche economica, tra virgolette, è anche sciocco, no? Perché poi non vai a coltivare quelli che sono poi i talenti della società e poi magari si lavora dopo. Che altra cosa che vedremo, spesso ci sono disturbi d'ansia, disturbi del tono dell'umore, se non sono riconosciuto, se non vengo apprezzato, demotivo, abbandono scolastico. Insomma, mettiamoci tutti nei panni, no? Di questi, e quindi in un'ottica banalmente economica, perché poi spesso è quello, no, che fa male, meglio lavorare bene prima per evitare poi di intervenire in un secondo momento. Assolutamente. Grazie mille. Io ricordo che Grazie. trovate tutte le indicazioni sul nostro sito. L'ho trovato ovviamente anche su Sofia, sul portale Sofia. Si può pagare sia con carta del docente che con bonifico bancario PayPal, ma sul nostro sito trovate davvero tutto. Il materiale che avete visto invece lo troverete entro una settimana sul nostro portale dedicato, sulla nostra pagina, pardon, dedicata ai webinar gratuiti. Io ti ringrazio veramente, veramente Esatto, tanto. leggevo, conosco adulti plusdotati non riconosciuti da piccoli ora devastati. Grazie per aver confermato quello che. Purtroppo, per Sì, aver confermato, certo. certo. Quindi, per chi vuole approfondire, ci vediamo lunedì prossimo. Non mancate, non iscrivetevi all'ultimo, per Sì, favore. perché io mi devo Esatto, organizzare. ci dobbiamo organizzare, ovviamente. Grazie davvero, Martina, come sempre, perché sei Grazie. sempre molto precisa e puntuale. Grazie davvero. E Grazie. Grazie grazie a a tutti per voi e buona l'attenzione. serata. Grazie. Grazie.